in questo nuovo tutorial vediamo come realizzare questa mattonella che io ho utilizzato per poter creare questa borsa. La borsa è una borsa juta che io appunto ho rivestito facendo la stessa mattonella sia avanti che indietro, però invertendo i colori. Ora, per chi la vede da vicino la riconosce subito, questa mattonella è quella che abbiamo fatto anche durante una diretta sul gruppo La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, con cui ho creato la maglia grigia. Questa volta la mia amica, perché questa borsa la devo regalare a una mia amica, me l'ha chiesta, la stessa mattonella però nei colori del viola, per appunto la sua borsa in juta. Come sempre sapete, non mi piace rivestire tutta la borsa, la mia amica è come me, quindi l'abbiamo rivestita solo avanti e dietro. Per quanto riguarda il filato usato, anche questa volta sono andata a usare il filato della Mistrico Filati linea gocce d'estate e ho utilizzato questi due colori, che sono il 21 e il 14. Però voglio farvi vedere anche altri abbinamenti colori che secondo me sono molto carini. Abbiamo questo, che possiamo unire il grigio con il rosa, oppure il giallo, questo giallo scuro più che altro un senape, con il cammello. O ancora un'altra combinazione che mi piace tantissimo può essere sempre questo marroncino, questo cammello con il rosa, molto carino. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri. Io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e ho utilizzato solamente 100 grammi, ossia un gomitolo per colore, e sono riuscita a fare entrambe le mattonelle. Naturalmente, se volete rivestirlo anche lateralmente, vi consiglio di andare a prendere un gomitolo in più, per colore, per poterlo rivestire sia ai lati che sotto, altrimenti due gomitoli, uno di ogni colore, l'uncinetto numero 4,5 e la vostra shopper. La shopper è quella più piccola, diciamo più piccola, è quella da 30 cm, quindi non quella da 40, ma quella da 30 cm. Detto ciò, io vi lascio il video tutorial, come sempre poi potete mandarmi le foto o sul mio gruppo o sul mio, sulla mia pagina Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, in questo video tutorial vi mostrerò come realizzare la mattonella per questa borsa. Io già ne ho fatta una, vedete, eccola qui, con questa lavorazione al centro, e ho alternato due colori. Il filato che sto usando io è il filato della Mistrico Filati linea gocce d'estate. I colori sono questi due, il lilla e il viola scuro, diciamo quasi un vinaccio, mentre qui potete vedere altre combinazioni di colori che potete fare. Io adoro tantissimo il poter mettere questo rosa con questo grigio, o questo cammello con questo giallo molto più forte, diciamo quasi un senape. Ma una cosa che non mi dispiacerebbe sarebbe anche una stile più cammello con il rosa, molto carino, oppure anche giallo e grigio va benissimo. Quindi potete fare la combinazione di colori. Sul sito ne trovate tanti di colori del gocce d'estate con cui fare la lavorazione. Vi dico già, visto che io ho fatto già la prima mattonella, che vi servirà un gomitolo per colore, perché questo è quello che mi è avanzato, e la mattonella successiva, quella dietro, io la dovrò fare con i colori invertiti, quindi mi bastano per poterla realizzare. Non farò niente ai bordi, sapete che mi piace che la borsa sia comunque poco come si dice, ricoperta, quindi faremo soltanto questa mattonella. Per un'altra cosa che vi devo dire, questa mattonella è la stessa che abbiamo fatto in una diretta della Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, il gruppo di Facebook, per una maglia che abbiamo chiamato Petali di Cuore. Quindi adesso vi faccio vedere come andare appunto a realizzare questa mattonella. Iniziamo quindi dal colore più chiaro, perché come vi ho detto adesso andrò ad invertire i colori. Andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, rientro e vado a fare le ultime 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Per
chiudere la lavorazione non farò la catenella, ma andrò a stringere innanzitutto il mio anello magico, ma entrerò nella terza catenella e andrò a fare una maglia bassa. Possiamo iniziare a fare il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sempre una maglia alta. Rientriamo nell'archetto formato dalla maglia bassa e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, due. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro nell'archetto, vado nell'archetto successivo, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione. Vado nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, vado nella maglia sopra le maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, vado sopra ogni maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, quindi una, due e 3. Devo chiudere il secondo giro. Termino quindi il secondo giro andando a fare 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte. E andiamo a fare il terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e 3. 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi il terzo giro molto semplice, facciamo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così fino ad arrivare alla fine del terzo giro, vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte del giro precedente e vado a fare una maglia alta. E chiudo la lavorazione andando a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. Quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Vado direttamente nella prima delle 3 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, una, due. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione e di nuovo una maglia alta dove ho la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, due. Vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due, e si ricomincia. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due. Una maglia alta sopra la seconda,
2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2. Devo fare quindi questo per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi il quinto giro. Stiamo terminando anche il nostro quarto giro. Andiamo dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte del giro precedente e andiamo a fare 2 maglie alte. 1, 2. Una maglia alta nella stessa maglia alta con dove abbiamo iniziato il giro e poi andiamo a fare una catenella e chiudiamo il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. A questo punto possiamo iniziare il nostro quinto giro. Rientro dentro l'archetto creato dalla catenella e dalla maglia bassa, scusate, sposto questo così si vede meglio, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che facciamo adesso lo dovremo fare per tutto il giro. Vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle mie 6 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le chiudo insieme, faccio una catenella e poi 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo andando a fare le nostre 6 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le chiudo insieme, catenella per chiuderle ancora meglio e poi 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa. E di nuovo 3 catenelle, una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 6 maglie alte, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Le chiudo insieme, catenella per chiudere, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro maglia bassa, 3 catenelle, continuo così quindi per tutto il mio quinto giro. Vi farò vedere come terminare il quinto giro e come andare a fare poi il nostro sesto giro. Sto per terminare anche il mio quinto giro. Ho fatto le 3 catenelle, entro nell'archetto iniziale e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, rientro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto io mi taglio il filo perché vado a lavorare con quest'altro filo, perché ho terminato il mio rosone centrale, vedete questo rosone, e quindi taglio il filo. E vado a lavorare i restanti giri, ossia questi qui, con il colore più scuro. È semplice da fare, per questo ho preferito farvi vedere questa mattonella, perché così il giro con un colore più scuro non vi darà fastidio, perché comunque è facile e intuitivo da capire. Ora vado nell'archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie basse. Voi naturalmente potete fare anche un unico colore, non dovete per forza cambiare. E vado a lavorare il mio settimo giro, andando a fare, mi aggancio con il filo, ne ho preso un po' troppo, e vado a fare
3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro l'archetto e vado a fare altre due maglie alte, una e due. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Questo è metà del nostro primo angolo. Adesso noi dobbiamo andare a fare il nostro secondo angolo e andiamo sempre a fare 3 catenelle. Prendiamo il filo, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. E sono ritornata di nuovo ad un archetto di 2 catenelle. In uno faccio una maglia bassa, in quello successivo vado invece a fare di nuovo il mio angolo. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di 2 catenelle, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Sono arrivata quindi nel mio terzo angolo, perché come vedete 2 li ho fatti, uno a metà, devo fare il terzo angolo, e andiamo a fare quindi le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di 2 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo terminare il giro. Vado a fare sempre 3 catenelle, entro nell'archetto, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa.
E a questo punto questo giro è quello che dobbiamo sempre ripetere fino ad arrivare a quasi completare la nostra mattonella. Io vi dico già che l'ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Vi faccio rivedere come rifarlo, visto che adesso abbiamo una base diversa. E andiamo sempre a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte. Quindi una, scusate, e due, in totale devono essere 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, e andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. 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 E siamo di nuovo all'angolo, quindi 3 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e si ricomincia da capo. Ricordatevi solamente, quando andrete a terminare il giro qui, di rientrare nello stesso archetto, fare 3 maglie alte, catenella di separazione, di nuovo maglia bassa per chiudere il giro. Quindi io continuo a lavorare i miei 6 giri e poi vi farò vedere come realizzare l'ultimo giro. Ho terminato i 6 giri, non vi preoccupate, si allarga quando andremo a fare l'ultimo giro, che è il bordino, e ricomincerò a farlo il bordino, che è un giro solo, come si può vedere dalla mattonella. Lo farò di nuovo con il lilla, quindi non lavorerò più con il vinaccio, ma di nuovo con il lilla. Quindi ho tagliato il filo e riprendo dall'angolo. Questa volta l'angolo lo vado a fare normalmente, tanto questo è il nostro ultimo giro, quindi vado a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientro, vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 2, 3, catenella di separazione, e in ogni archetto vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e continuo così, quindi per tutto il giro. Quindi vado a fare sempre 3 maglie alte e una catenella di separazione in ogni archetto. Quando arriverò all'angolo invece andrò a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi sempre quando arriverò qui all'angolo andrò sempre a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una volta fatto ciò, con ago e filo, mi raccomando il filo sottile, andremo a cucire la nostra mattonella, così come ho fatto io, facendo lasciare il bordo più spesso libero, in modo tale da far passare meglio l'angolo, scusate, l'ago. Quindi la mia mattonella andrà da quest'altra parte, e una volta cucita anche la seconda mattonella, la mia borsa rivestita sarà terminata.